Buongiorno, buongiorno a tutti. Guardate che location oggi, non è la solita spiaggia. Sono in un bellissimo posto pieno di verde, guarda qua, davanti a me, a Chalong, aspetto, intanto che aspetto mia moglie che si finisce di lavorare. E colgo l'occasione per darvi due o tre notizie veloci veloci. Ora, come avete visto dal post che ho fatto ieri, la Thailandia, il governo, ha deciso di estendere l'esenzione del visto ai russi da 30 a 90 giorni. Così. Così mica tanto, perché a breve si deve incontrare con Putin e allora secondo me vuol fargli un regalo, giustificando che l'inverno russo è lungo, i russi stanno tanto tempo qua in Thailandia, gli piace il caldo, badabim, patapam. E va bene così. La stessa cosa l'aveva fatta prima di incontrare il ministro cinese. Cioè gli ha regalato 30 giorni invece di normalmente era 15 giorni a pagamento, adesso i cinesi possono stare 30 giorni gratis. Quindi sarebbe utile che qualcuno dica alla Meloni, per favore, vai a incontrare il ministro thailandese, che così anche a noi italiani ci dà un 90 giorni gratis, sperando qualcuno lo faccia veramente, sto ridendo, ma però che lo faccia veramente. Perché tanti mi state scrivendo circa l'esenzione dal visto. Una cosa abbastanza strana per me, è che non sta prendendo decisioni, non prende posizione riguardo a quanto sta succedendo in Israele. Vi ricordo che la Thailandia ha sofferto 29 morti finora, 18 feriti e non si sa quanti rapiti. Ci sono 30.000 persone circa in Israele, thailandesi. 5.000 nella zona più pericolosa. Adesso stanno organizzando un ponte aereo per portarle a casa, perlomeno quelli che vogliono tornare a casa, perché tanti vogliono rimanere là, nelle zone un po' più sicure, diciamo. Ecco, non sta prendendo nessuna posizione, è in mezzo, sta sempre nel mezzo. I suoi critici dicono che è pilotato da Thaksin e dalla famiglia Thaksin. È troppo pro-cinese, sta facendo troppe cose pro-Cina. Addirittura un paio di settimane fa, durante la festa, la ricorrenza nazionale di Taiwan, ha fatto una cerimonia a Bangkok e non si è presentato nessun ministro thailandese, cioè nessuno, snobbati completamente. Questo dicono per non irritare i cinesi. Come sapete, i cinesi con Taiwan sono un po' i ferri corti da tempo. Un'altra cosa che sta facendo discutere è il divieto di importazione di prodotti di origine suina. È vero che c'è da tanto tempo, però finora lasciavano sempre passare. Adesso ho beccato due che provenivano da Manila, dalle Filippine. Uno c'era 31 kg di prodotti con sé, cioè tra salsicce, carne macinata. E allora adesso con i cani negli arrivi internazionali ti controllano e dicono anche che proibiscono per uso personale. Faccio fatica a crederlo perché si trovano con un salame, secondo me, massimo te lo sequestro, massimo, perché sarebbe il colmo. Arrivare a dare multe o addirittura carcere, penso di no, attenzione. Però punire severamente chi si porta qua un salame o un prosciutto, secondo me, siamo all'assurdo. Non sarebbe la prima volta, è già successo, che queste differenze di criteri e di punizioni. Però al momento hanno avvisato i turisti di non farlo. Vediamo com'è. Poi mi raccomando, se qualcuno di voi può contattare la Meloni, dite se può incontrare il primo ministro thailandese che magari ci dà qualche giorno in più di esenzione. Vado che mia moglie sta uscendo, quindi vi saluto. Ciao a tutti, bye bye.